Ciao, bentornato su Io Ci Provo, io come sempre sono Pasquale. Ti volevo ricordare come sempre di cominciare con iscrivendoti a questo canale e cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo, nel caso ovviamente che questi contenuti siano di tuo gradimento. Brene, 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 brene con la R. Prima di approcciarmi agli investimenti, a parte le azioni, non conoscevo niente, assolutamente niente, che poi anche le azioni le conoscevo di nome ma non di fatto. In ogni caso, non sapevo niente di niente, niente sui fondi comuni, niente sul peer-to-peer lending, non sapevo assolutamente cosa fosse un broker online, non mi ricordavo neanche il mio nome e cognome e sicuramente non sapevo assolutamente cosa fosse un ETF. Ho trovato questo strumento finanziario un ottimo compromesso per quanto concerne una strategia come la voglio interpretare io, che sia il più diversificata possibile. È in un periodo di tempo molto lungo e che allo stesso tempo non sia magari uno strumento particolarmente complesso da capire. Ovviamente, fatte le opportune analisi di base, si rivelava essere una buona scelta, soprattutto per un neofita come posso essere io e magari come puoi essere tu che mi stai seguendo in questo video. È ovvio ricordare che non esistono mai e non esisteranno mai, e chi te lo dice è un bugiardo, investimenti sicuri, esenti da rischio. Qualsiasi investimento porta con sé comunque un certo rischio. Ed è ovvio sapere che sta sempre lì, perché così puoi sempre bilanciare la tua entrata nel contesto finanziario. Per cui lo studio di questo investimento è di fondamentale importanza per capire come poter limitare i danni in un arco di tempo molto lungo, avere il miglior risultato e soprattutto dormire sonni molto tranquilli. Io ti espongo come mi sono mosso per studiare questi assets e come sto ancora procedendo. Resta sempre il limite che mi muovo con piccolissime somme, ma grazie alle commissioni bassissime di giro posso versare somme mese dopo mese e tutto quello che posso fare per introdurre e aumentare le mie azioni, una parte molto importante la dedico agli ETF. Devo anche dire che investo in azioni singole con dividendi Aristocrat. Ma questo sarà un aspetto, un argomento che tratterò in un video successivo. Prima di continuare, ti ricordo che, come sempre, io non sono assolutamente un trader professionista, sono qui per imparare e condividere la mia esperienza insieme a te. Io, come sai, ho fatto questa scelta per poter diventare indipendente dal mondo del lavoro e passare più tempo con la mia famiglia. Per cui, se anche tu decidessi di fare questo percorso, ti prego e ti consiglio di studiare la materia in profondità, o di rivolgerti ad un professionista del settore. Bene, in questo video non ti sto come sempre consigliando di investire, ma ti passo informazioni basate su quelle che sono le mie esperienze personali in questo ambito nell'arco di questi mesi. Bene, come ho fatto a prepararmi almeno inizialmente sui miei primi ETF? Il primo step è capire profondamente cosa sono gli ETF e come funzionano. Per questo aspetto alquanto complesso, anche se in realtà sembra molto semplicistico, ma non lo è, mi è venuto un aiuto, che purtroppo è solo in lingua inglese al momento, che ha un titolo molto fantasioso: A Comprehensive Guide to Traded Exchange Traded Fund, una guida complessiva degli ETF praticamente. Il titolo ti dice tutto e ti lascio il link affiliato Amazon qui sotto in descrizione. Questo libro è particolarmente interessante. Essendo il libro in lingua straniera, non prende in considerazione il mercato italiano come full, ma come puoi ben immaginare, il discorso, pur essendo fatto all'estero, si abbina bene al mercato italiano. Bene, come nasce un ETF e cosa è? Secondo questo libro, un ETF è un perfetto matrimonio fra un fondo comune di investimento e il mercato azionario, e secondo me non ci potrebbe essere stata una definizione migliore per questo asset. E infatti, gli ETF funzionano come fondi, in quanto se io compro azioni di ETF, sto in realtà versando dei fondi all'emettitore, a colui che ha richiesto l'autorizzazione all'autorità competente per poter creare questo ETF e per cui al quale è stata approvata l'autorizzazione a crearlo. Chi crea l'ETF ha un potere molto particolare, infatti. A differenza del mercato azionario, può in qualunque momento, anche nell'arco della giornata, creare o distruggere azioni dell'ETF in modo da poter mantenere il prezzo di mercato nel cosiddetto fair price.
In questo modo il prezzo della nostra azione di ETF non sarà mai né sottovalutato e neanche sopravvalutato rispetto appunto al fair price. Infatti, a meno che tu non stia comprando un'azione attraverso il tuo broker e per cui chi ha creato l'ETF come in una normale azione, in un mercato azionario, non entra assolutamente in gioco, l'ente che ha richiesto la creazione dell'ETF può in qualunque momento emettere nuove azioni dell'ETF attraverso quelli che in gergo tecnico inglese vengono definiti con l'acronimo di AP o AP, che sta per Authorized Participants, cioè i partecipanti autorizzati che in realtà non sono altro che o degli enormi broker enormi che sono autorizzati ad emettere l'ETF o comunque delle particolari entità che hanno la possibilità che gli viene delegata dal creatore dell'ETF di poter creare quote dell'ETF stesso, per cui in questo caso c'è un soggetto che pur giuridico entra in diretto contatto con il creatore, con la società che ha creato l'ETF. Ogni giorno il manager dell'ETF non fa altro che pubblicare la lista delle securities che devono essere acquistate per il paniere dell'ETF. Se per esempio l'ETF segue l'S&P 500, comprerà le azioni dell'S&P 500 in proporzione di come sono effettivamente presenti nell'indice di riferimento per appunto seguirlo in maniera più armonica possibile con l'ETF. Questo si chiama creation basket. Questo paniere serve a determinare il prezzo di ogni singola azione durante la giornata normale di contrattazione delle azioni dell'ETF. Infatti, gli ETF seguono comunque un indice di riferimento, sia in forma fisica sia in forma indiretta, dove in quest'ultimo caso, invece di comprare le azioni, l'ente emettitore si affida ad un AP oppure a una banca. Di solito lo scambio avviene sempre in lotti di 50.000 azioni per volta fra l'emettitore dell'ETF e l'AP. L'AP mette in vendita sul mercato le 50.000 azioni dell'ETF e nel contempo, nello stesso tempo, compra le azioni relative al paniere di riferimento di quell'ETF. Come per le azioni per cui il prezzo è contrattato fra la differenza che c'è fra l'effettiva offerta di azioni e la domanda che c'è sul mercato. Ora che ho spiegato quello che io ho capito di come funziona l'ETF attraverso questo libro, come faccio a capire qual è il migliore ETF da scegliere? Bene, dopo tutta questa manfrina complessa, arrivano in aiuto due siti web che utilizzo praticamente giornalmente. Magari li conosci già tu, si chiamano Morningstar. E il secondo ha un nome molto molto fantasioso, non so se riuscirai a capirlo, si chiama Just ETF. Se vai nel campo ricerca digitando il codice ISIN nei campi di ricerca di questi due siti, il codice ISIN è il codice univoco identificativo di quel particolare ETF, avrai modo di attualizzare tutto in relazione a quell'ETF. Se ha replica fisica oppure no, se distribuisce i dividendi o se li reinveste, qual è il livello di rischio e il livello di rendimento di volatilità. Come si adegua all'indice di riferimento e se si discosta dall'indice di riferimento, che sono informazioni importantissime per prendere anche una scelta sensata e giusta sull'acquisto delle tue quote azionarie di questi ETF. Ti lascio i link di questi due siti internet qui sotto nella descrizione del video e spero che queste mie informazioni sugli ETF siano state di tuo interesse e di gradimento. Se hai anche tu altre informazioni utili che io non ti ho dato, mi farebbe piacere che magari le condividessi nei commenti qui sotto, così che tu possa aiutare me, ma anche tutte quelle persone che sono alle prime armi come me. Bene, se il video ti è piaciuto, distruggi il pollice in su che sta sul tuo computer, non il tuo, Premi il mouse e fai clic, iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche, è l'unica cosa che mi è lasciata dirti adesso e ciao, ci vediamo al prossimo video. Ciao.